La regione ha sbagliato, la regione, la politica ha sbagliato, perché vedete, la politica comunale è identica alla politica regionale. Ora, il fatto che non si siano nemmeno parlati è indignitoso. Io mi vanto anche di essere un amico del sindaco Latini, voglio usare questo appellativo oggi, e l'ho chiamato e gli ho detto che lui è stato il primo a dover subire le angherie della, insieme a Melasec, le angherie della regione. Una regione dove ci sono stati 25 pareri positivi e uno negativo, di uno che arriva dal Veneto e che non ha mai lavorato un giorno in tutta la sua vita, e al quale io ho detto con chiarezza che starà anche simpatico a Salvini, anche a me sta simpatico a Salvini, Salvini mi conosce, però di fatto non puoi mettermi lì uomini che non hanno la più pallida idea di cosa stanno facendo, e poi a me uno che mi parla ridendomi in faccia mi fa incazzare. E io sono anche un po', come dire, nervoso. Forse se gli do una testata in faccia a qualcuno mi ritirerò come sindaco. Ma finché non do una testata in faccia a nessuno, siccome ho il porto d'armi, sono anni, io prendo il porto d'armi come antistress. Non vado in giro armato, ma siccome mi piace aver porto d'armi, perché ogni tanto vado a sparare, cerco di non dare testate in faccia a nessuno. Quindi sto tranquillo, se no mi ritirerebbero il porto d'armi. È l'unica motivazione che io trovo. Ma devo dire che un uomo che si rivolge a tutta una cittadinanza, continuando a sparare minchiate, come d'altronde quelle che ha scritto un giornale oggi, che ha continuato a scrivere dopo la spiegazione che Annibaldi vi ha dato giovedì e che ha dato a tutta la stampa, che la nostra procedura era esatta e che la nostra procedura non è stata capita dalla regione perché non è stata mai letta e perché non è stata mai affrontata nella maniera giusta. Ci continuano a dire le famose 4A. Adesso io non vorrei farvi quello che dico delle volte agli amici con le 4A, quindi ve le evito, ma è sbagliato tutto. Noi avevamo ragione, noi abbiamo fatto la proposta giusta, la regione ci doveva dire no perché politicamente non vogliamo farvelo fare. Non ci doveva dire sì, potete costruire lo stadio, creando ancora più confusione al sindaco Latini. Perché oggi il sindaco Latini non può fare un bando, perché manca la copertura economico-finanziaria. Quindi la regione, mi scuserete, io sono toscano, ha fatto una super cazzola che più si va avanti e peggio è. Ha messo la famosa toppa sul pantalone azzurro-rossa, era meglio se lasciava il buco. Correndo ai ripari 7 giorni dopo le risate dell'assessore Coletto, lo stesso assessore Coletto, gli hanno fatto scrivere che per bocca dell'assessore Coletto entro dicembre lui riguarderà tutta la sanità in Umbria. Ma quante figure da stupido vuol fare l'assessore Coletto, assumendomi ogni responsabilità di quello che ho detto. Ci sono dei dati e sono precisi. Se vuole parlare di politica, parliamo di politica. Se vuole parlare di impresa, parliamo di impresa. Se vuole fare il furbo da bar, deve stare attento, perché nei bar ci andiamo tutti.